Molte persone conoscono la leggenda di Mallory e Irvine, che tentavano di diventare i primi a scalare l'Everest nel 1924, quando scomparvero vicino alla vetta. Ancora oggi resta un mistero se i due abbiano mai raggiunto la cima della montagna. Un altro dei grandi misteri dell'Everest, di cui forse non hai mai sentito parlare, riguarda un giovane ragazzo francese, Marco Siffredi, accreditato come la prima persona a scendere in snowboard dalla vetta, ma è stato anche il primo snowboarder a scomparire dalla montagna. Nei suoi primi anni, Marco ha fatto diverse prime discese sul massiccio del Monte Bianco, prima di estendere le sue capacità a vette più grandi in Himalaya. In poco tempo, divenne uno dei migliori snowboarder al mondo. Siffredi ha poi raggiunto la vetta dell'Everest nel maggio del 2001, con l'aiuto di ossigeno supplementare, insieme a due sherpa che portarono l'attrezzatura. Poi però è stato costretto a fare snowboard lungo un percorso alternativo a quello che considerava il santo graal della snowboard. L'ambito canale Orbay, infatti, non aveva abbastanza neve, quindi percorse il canale Norton. Siffredi finì la discesa in 2 ore, ma a quanto pare non era abbastanza. Il giorno prima, infatti, il climber austriaco Stefan Gatt era arrivato in vetta da solo e senza ossigeno. C'erano polemiche su chi avesse vinto la prima discesa con lo snowboard dall'Everest, poiché Gatt andò sì per primo, ma non usò lo snowboard per circa 1000 metri, a causa della neve molto dura vicino alla vetta. Con la montagna che gli faceva cenno di riprovare, Siffredi decise che questa volta sarebbe andato a settembre, sempre dal versante nord, dal Tibet, quando l'Orbain avrebbe avuto più neve. L'8 settembre 2002, dopo un'estenuante spinta di 12 ore fino alla cima dell'Everest, Marco si è allacciato lo snowboard ai piedi. Secondo Purba Sherpa, Siffredi ha mostrato poco entusiasmo per il risultato, commentando di essere molto stanco. Erano le 3 del pomeriggio e le nuvole iniziarono a formarsi sotto di loro. Gli Sherpa, preoccupati per le condizioni meteo, hanno esortato il ragazzo a non farlo. Ma era arrivato fin qui, sul tetto del mondo, e non aveva intenzione di abbandonare la sua corsa da sogno. Quindi lo Sherpa lo aiutò a prepararsi per la sua discesa. Abbi cura di te, Marco, disse Purba. Ok, ci vediamo domani. Per quanto ne sappiamo, quelle furono le ultime parole pronunciate dal ragazzo. Marco si diresse verso l'Orbain Color e scomparve tra le nuvole. Più tardi, mentre gli Sherpa stavano facendo le valigie, al campo 3, guardarono giù verso il colle nord e videro quello che sembrava un uomo alzarsi in piedi, per poi scivolare silenziosamente giù per la montagna con uno snowboard. Gli Sherpa andarono verso quel punto, certi che si trattasse di Siffredi. Quando arrivarono dove avevano visto la misteriosa figura, non videro nessuno, nemmeno i segni dello snowboard nella neve. Dove era possibile? Nessun altro era sulla montagna, ne erano certi. La stagione dell'arrampicata era finita da tempo. Siffredi era scomparso sull'Everest. Fu a quel punto che gli Sherpa pensarono che Marco era morto. Aveva solo 23 anni. Dopo pochi giorni, il governo francese inviò un gruppo di alpinisti a ispezionare la zona, ma videro solo alcune tracce della discesa. Il suo corpo non è mai stato trovato. Secondo un amico, Marco si sarebbe addormentato durante una pausa, per non svegliarsi più, la cosiddetta morte bianca, sostenendo che il punto in cui Marco era scomparso non presentava grossi rischi di caduta. Almeno non per uno come Marco. Altri alpinisti sospettano invece che una valanga abbia ucciso Marco. Per inciso, il fratello di Siffredi morì in una valanga sulle Alpi, dove i due erano cresciuti. Che fine ha fatto Marco Siffredi? Gli Sherpa hanno davvero visto la sua ombra scendere dalla montagna? Ad oggi, questo è uno dei tanti misteri che il monte Everest custodisce gelosamente. Un saluto, condividete e al prossimo video.